Ciao amici e amiche, Hogwarts Legacy, continuiamo l'avventura perché è uno spettacolo. Come state? Ok. Ok. Allora, amici e amiche. Frequenta le lezioni di difesa di arti oscure, quindi allora devo andare di qua. Ma che scenario fantastico è? Ok. Ok. Allora, devo andare, vediamo, seguiamo. No, 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 come mai mi manda di qua? Allora, vediamo un attimo. Ah, ok. Mi manda di qua perché devo andare di qua. Oh. Mia Ok. madre per Natale fa... Allora, andiamo giù. Ah, avete visto, raga, che stava caricando il pezzettino, ma ci ha messo mezzo millesimo, una barretta rotonda che girava. Non so se ci avete fatto caso. Infatti non ha aperto il portone subito, ma caricamento zero, amici, eh. Spero che tu abbia portato a termine tutto ciò che ti avevo. Professoressa, ho completato gli ultimi incarichi che mi ha assegnato. Ben fatto. Allora sei pronto per imparare Expelliarmus. Presta molta attenzione. Spesso basta l'incantesimo di disarmo a sconfiggere le streghe e i maghi oscuri più potenti che tu possa incontrare. L'utilizzo
L'utilizzo della magia richiede una mente concentrata e una bacchetta ferma. Allora, amici, Expelliarmus. Boom! Che l'abbiamo... Guardate, per imparare le magie è qualcosa di epico quello che hanno fatto. Expelliarmus. Se vuoi esercitarti, il manichino è qui apposta. Wow! Allora, vediamo un attimo che cosa dobbiamo fare adesso. Ah, abbiamo le missioni, raga. Allora ragazzi, abbiamo questa missione e credo per adesso basta. Ok, certo che la seguo. Come la seguire? Perché non dovrei seguirla? Revelio. Questa? Ah, non possiamo entrare. Rebellion. Lo scheletro di un rinoceronte. Sono sulla strada giusta. Ok. Vai. Qui siamo. Oh, qua non credo. Revelio. Credo che sono mai venuto da questa parte del castello, eh? No, 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 no. Che bella sta parte. Bellissima questa parte qua. Questo è un albero secolare. Ah, ma che c'è qualcosa qui? Ok, infatti è l'albero della serra. Situato al centro della serra di Hogwarts, quest'albero gigante vanta un sistema di radici profondo e contorto, come i corridoi sotterranei della scuola. Incredibile, raga. Bello questo albero, però è bellissimo, eh? Allora, Revelio, qui c'è qualcos'altro, ah sì. Non puoi neanche... L'odore di cipolla, lei dice. Guardate che bello, ragazzi. Mi sono incastrato. Sei serio?
Sono caduto dalla parte sbagliata e mi sono incastrato. Ok. Bellissimo. Questo che cos'è? Oh, foglie di dittamo. I vasi? Cioè, mio amico Costa che a un certo punto mi ha detto, ragazzi, io devo fare delle... Oh, non credevo che era così alto, vi giuro. Mi sembra un po' più basso, sinceramente. Rebellion. Vedi? Stelo di Lunaria. E lui mi fa, Marco, devo piantare i semi... Come... Dove sono i vasi vuoti? Poi non me l'ha detto come ha risolto il problema. Allora, questi devo capire come si aprono, eh? Ma quello che abbiamo preso. Revelio. Quello che ci ha dato adesso, Leviosa. A cosa serve? Si scaglia il pacchetto altre armi, maggior parte dei nemici, inoltre danni a tutti i nemici. Beh, non è male, eh? Le due. Expelliarmus! Expelliarmus. No. Non expelliamo niente, andiamocene, dai. Dobbiamo andare avanti con la storia. Incredibile, incredibile, ragazzi. Revelio! Adoro i borghi vicino alla costa. Revelio. Siamo di qua. Ah, serratura, non si può più. Missione, vai! Buongiorno, professore Salium. Che piacere rivederti, Lenora cara. Oh, ecco. Ne avrei bisogno per la lezione di oggi. Un regalino per tua zia. Ah, eccoti. Studenti, accogliete la nuova rosa del nostro giardino. Sarà bello crescere insieme. Quanto è emozionante essere di nuovo tutti quanti qui. L'anno a venire sarà pieno di magia e di stimoli, ma la cosa più importante che coltiveremo qui a Erbologia è la conoscenza. L'esperto di Erbologia attento teme la tentacula velenosa tanto quanto il bulbo balzellante. Benissimo, oggi faremo la conoscenza del mellifluo tubero noto con il nome di radice di mandragola. Accio! Allora, accio è quello per prendere le cose. Vediamo se riusciamo a far stare un po' più comode le nostre amiche vegetali. Per prima cosa, copritevi le orecchie. La mandragola fa un baccano incredibile. Ora, ascoltate. Afferrate la mandragola dal ciuffo e tirate saldamente. Vediamo. Veloci! Ora mettete le mandragole nei vasi e poi compattate il terriccio. Gli abbiamo spaccato i vetri. La terra deve avvolgere la radice come una coperta, in modo che la mandragola stia bella comoda. Così sì che è comodo. Mi dispiace molto. Temo che la tua fosse un po' troppo matura. D'accordo, tu puoi andare. Ottimo lavoro, ragazzi. Ora proveremo a piantare il dittamo ai nostri banchi da giardinaggio. Ok, allora al banco. Io devo scambiare due parole con il nuovo arrivo. Il momento migliore per piantare un seme è l'anno scorso.
Un altro buon momento è adesso. La professoressa Allium dovrebbe proprio essere più prudente con le sue mandragole. Beh, effettivamente un po' c'ha ragione. Allora, tipo è andata la prof. Revelio! Ok. Revelio! Non so se gli ippogrifi gradiscono la centinoia. Intanto quasi zibitta, ma io gli prego la roba. Il professor Fig è un vero mistero. Non c'è mai in classe. Eccola qua, però. Sì, professoressa? Prima di tutto, complimenti per il tuo lavoro con la mandragola. Quelle piante possono essere difficili da gestire. In realtà mi è piaciuto molto. Mi sono lasciato contagiare dal suo entusiasmo. Sei gentile a dire questo. Il tuo talento per l'erbologia cresce rigoglioso quanto una mandragola nel terriccio fresco. Ora, come dicevo, procederemo col piantare il dittamo. Vediamo di trovarti dei semi. I semi li ho già, professoressa. Li ho presi a Hogsmeade. Hai visitato la rapa magica? Ottimo. Chi si prepara bene non può che fiorire. Ho fatto in modo che avessi il tuo banco da giardinaggio qui in aula. Non è stato facile, visto lo scarso preavviso. Ora pianta i semi. Poi tornerai a raccoglierne i frutti più avanti. Pur con l'aiuto di suolo, luce e magia, hanno bisogno di tempo per crescere. Pensavo che era più veloce. Cosa potrei bilanciare il mio bouquet di fiordalisi gialli? Delizia del dittamo a proprietari costituenti. Oh, dittamo. Nella pozione rigeneratrice. 9 minuti. Come il professor Sharp vi avrà sicuramente detto. Ben fatto. Una volta che sarà maturo, potrai usare il tuo dittamo nella pozione rigeneratrice. Ma di questo ti parlerà il professor Sharp. Okay. Allarghiamo un po' il discorso? Voglio presentarti un tipo di pianta diverso. Il cavolo carnivoro cinese. Scoprirai che certe piante risultano più utili fuori dal calderone che dentro. I cavoli diventano irascibili se non masticano qualcosa. Fortunatamente ho un manichino adibito a questo scopo. Daglielo da sgranocchiare, vuoi? Sì, professoressa. Sono nell'altra serra, all'estremità opposta del ponte pedonale che parte da questa stanza. Il tuo compagno di classe Pruett si è offerto di accompagnarti. Va bene, andiamo. Torna da me quando avrai finito. A proposito, bada alle dita, mordono piuttosto forte. Ok. Ciao. Ah, sei tu? Ho visto mentre andavi a Hogsmeade l'altro giorno. Piacere di conoscerti, io sono Leander. Ti mostrerò i cavoli carnivori cinesi. Per raggiungerli dobbiamo salire questa scala, ma vai avanti tu. Ok. A proposito, ottimo lavoro in difesa contro le arti oscure. Come, scusa? Grazie. Il tuo duello con Sebastian. E lui è in gamba, o almeno crede di esserlo. Eppure lo hai fatto quasi letteralmente a pezzi. È stato bellissimo. Ah, beh, grazie. Avrei voluto dargli una bella lezione, ma Leggett ha preferito fermarmi. Non ha impedito che quel teschio di drago ti schiacciasse? Tipico trucchetto da serpe verde, quello di far cadere un teschio di drago su qualcuno durante un duello. Noi di Grifondoro lottiamo con onore. E anche il Corvo Nero, o almeno tu. Beh, io voglio di qua. E non è di qua. È giù, amico mio. Dovevi dirmelo. Sei tu che mi devi far vedere dove dobbiamo andare. Eccoci. No, qui. Io. Questa è la casa del cavolo carnivoro cinese. Su, prendi un paio di quei cavoli. Ma attenzione alle dita. Io ci ho quasi rimesso un pollice. Non preoccuparti. Ora, vedi quel manichino? Tiragli addosso i cavoli e loro faranno il resto. Ok, ma io non sono rimasto niente. Ok. Guarda lì, balzano su qualsiasi cosa possano afferrare con quella cavolo di bocca.
Mia madre ne ha piantati un po' nel giardino l'anno scorso per tenere lontani gli gnomi. Lei non ha dovuto degnomarlo, ma addio giunchigli e strombassanti. Bello, cavolo. Infami, sono proprio le mie piante preferite, altro che bubo tuberi o bulbi balzellanti. Questi cavolacci sì che sanno come coprirti le spalle. Non che tu ne abbia bisogno, ma pensa se quello non fosse stato un manichino. Effettivamente potrebbero rivelarsi utili anche fuori dalla serra. Avere rinforzi non fa mai male, neanche se si tratta di cavoli. Là fuori c'è il caos, con i troll a Hogsmeade e tutto il resto. Anche un'umile crocifera potrebbe rivelarsi preziosa. Ne troverai altre da erbe essenziali e funghi fatali. Piante del tipo che i tuoi genitori non vorrebbero mai in giardino. Insomma, hai capito. D'accordo, faremo meglio a tornare in classe. Ok. Fai con comodo, ci rivediamo in classe. Vabbè, oh, io non sono altro di questi qui però, eh. Ah, ci rivediamo in classe, vai, vai pure, vai pure. Grazie, eh. Ah, aperto la porta e siamo già qua. Perché mi hai fatto fare quel giro là prima? E dopo questo utile promemoria del perché bisogna sempre indossare i guanti di pelle di drago, la lezione è finita. Mi dispiace tanto, Klopp. Ho badato ai cavoli carnivori cinesi, professoressa. Piante incantevoli, non trovi? Spero non ti abbiano dato eccessivamente da fare, ma non vedo morsi né dita mancanti. Ebbene, perché sembri avere un bel pollice verde. Ah, non vedo l'ora di veder sbocciare le tue abilità erbologiche. Le piante magiche hanno così tanto da offrire. Voglio imparare a conoscerle meglio. Bene! L'erbologia è generosa. Prenditi cura del tuo giardino e lui si prenderà cura di te. Ah! Beh, direi che è tutto. Passa da me a fare due chiacchiere qualche volta. Mi piace tenermi aggiornata sui miei studenti. Grazie, prof. Gentile. Ok. Spero che la prima lezione... Sai che puoi utilizzare qualcosa che hanno. Oh, non sta parlando. Parla male. Andiamo alle lezioni di pozioni. Vediamo dov'è, perché. E ora che combini? Ok, ah, è sopra, sopra. Bellissima questa parte di Hogwarts. Ho solo frattura. Ok. Revelio! Mi pareva ci dovrebbero esserci degli Auror o qualcuno del ministero a sorvegliare la scuola dopo l'incidente a Hogsmeade. E il professor Black non lo permetterebbe mai. Black. Vai, iniziamo la missione. Pozioni è tra le materie più ardue e pericolose tra quelle insegnate in questa scuola. Come studenti del quinto anno, dovrete affrontare nuove sfide sia di disciplina che di intelletto. Inizieremo questo trimestre con la pozione rigeneratrice. Signor Takkar, può dirci perché questa specifica pozione potrebbe risultare utile? Sì, professor Sharp. La pozione rigeneratrice viene usata per disinfettare o guarire vari tipi di ferite. Può guarire alcune ferite, ma non tutte. Punti per Corvo Nero. Prima della fine della lezione odierna, ognuno di voi avrà creato una pozione rigeneratrice, da solo. Non si può mai sapere quando può servire. Vi prego di iniziare.
Schiacciate gli ingredienti con movimenti decisi e uniformi. Prestate estrema attenzione nel maneggiare le polveri. Starnutire può essere disastroso. Oh, poco, eh? Poco succo. Basta. Gira, 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 gira. Credo che molti di voi sanno ancora come mescolare. Non è una pozione semplice questa. Ben fatto. E date le tue recenti imprese a Hogsmeade, credo non sarebbe una cattiva idea esercitarsi a distillare la pozione difensiva Edurus. La professoressa Weasley ti ha mandato a prendere la ricetta da J. Pippin, vero? Sì, signore. Bene. Per il momento puoi trovare gli ingredienti necessari nel mio ufficio. Ma in futuro dovrai portare i tuoi come fanno i tuoi compagni. Alcuni puoi raccoglierli dalle piante che coltivi a lezione di erbologia e altri, più rari, puoi invece acquistarli. Infine, ce ne sono alcuni più difficili da ottenere e richiederanno un po' più di intraprendenza. Vieni da me una volta terminata la preparazione, così vedremo se la tua è stata bravura o fortuna del principiante. Allora, non è stata fortuna, amico mio. Il professor Sharp ha detto che la pozione rigeneratrice serve a curare le ferite. Spero di non averne mai bisogno. Revelio! Il dittamo va tagliato o schiacciato? La risposta errata può portarvi alla spiacevole perdita delle sopracciglia. Per cosa si fa? Intanto noi prendiamo le robe. Volevano tenermi a casa da scuola quest'anno, quando si è iniziato. Ho sentito male o il professor Sharp ti ha dato il permesso di entrare nel suo ufficio? Sì, vuole che vada a prendere degli altri ingredienti per distillare un'altra pozione. Fantastico! Tu non lo sai, ma ti è appena stata offerta un'opportunità straordinaria! A proposito, mi chiamo Garrett. Garrett Weasley. Sono un prodigio con le pozioni, modestamente. Felice di conoscerti. Aspetta, sei parente della professoressa Weasley? È mia zia. Mi sta sempre col fiato sul collo. Ma non può essere dappertutto. Ascolta, persino un troll potrebbe distillare una pozione Edurus. Io sto lavorando su qualcosa di davvero spettacolare, invece. Mi manca soltanto un ultimo piccolissimo ingrediente per darle il tocco finale. Ed è qui che entro in gioco io, giusto? Come speravo, hai capito al volo. Mi serve solo una piuma di Fuper. Visto che sarai nell'ufficio di Sharp con il suo permesso, potresti procurarmela tu, già che ci sei. Se mi assicuri che Sharp non se ne accorgerà, ti procurerò io la piuma di Fuper. Non succederà nulla. Le piume di Fuper non sono così preziose. Aspetta di vedere cosa sto distillando. Torna subito da me quando avrai la piuma. Allora, adesso mi fai entrare o dobbiamo ancora... mi fai entrare o dobbiamo fare cose particolari? Dai. Revelio! Oh! Piuma di Buffer! Pelo sviluppato. Nota. Magia ha aumentato l'attività di fuori dell'orario normale di apertura, soprattutto a notte fonda, dalle consegne, dalla posizione del negozio abbiamo deciso di aumentare la sorveglianza. Oh, c'è un sacco di robe. Uova di Scinda. Revelio. Questo? Quanti? Credo che abbiamo perso tutto, anche se mi fa un dino. Dove sto dino?
la chiave della distillazione. Secondo me devo parlare con lui. Forse stai calmo un attimo, però. Strega o un mago preparato ha sempre delle pozioni. Revelio! Vai, parliamo con Thor. Ecco la piuma di Fuper che desideravi. Splendido, grazie. Ci vorrà un po' per distillarla. Dovresti tornare alla tua pozione, Edurus. Ti avviserò quando avrò finito. Allora, lui ha detto che mi avviserà quando ha finito la pozione. Quindi devo andare alla mia pozione. Competenza e pozioni non si abbinano in alcun modo alla fretta. Siate pazienti e meticolosi. Allora, pozione di rigenerazione, la facciamo? Ah, la fa lui. Fantastico. Tavolo alchemico. Ok. Facciamo un'altra? Vediamo se abbiamo abbastanza materiali per fare anche le altre due. Raccogliamola. Ce l'abbiamo. Pozione Edur. Aumenta la difesa e rende la pelle dura come la roccia. Guardate quanto tempo ci mette a buttare dentro roba, eh? Incredibile. È quasi, quasi finito. Ok, l'abbiamo presa e vediamo, ci abbiamo anche l'ultima, ragazzi, la Felicis, una pozione che aumenta la probabilità di successo nello specifico, rivela sulla minimappa le posizioni dei grandi forzieri di un bottino. Wow, tanta roba. Quasi 5 secondi. Wow. Ora aggiungiamo della malva e... Che strano. Che sta succedendo? Un attimo. Non dovrebbe... Ah! Oh. Oh. Basta. Oh. Lo sterco di drago. Cos'è successo? Complimenti, Garrett. E ora che c'è, Weasley? Chiedo scusa. Questi sono altri punti sottratti a Grifondoro. Il signor Weasley non ha agito da solo. Chi è complice dovrà risponderne ugualmente. Allora, andiamo da prof adesso perché abbiamo fatto la... Ho distillato una pozione Edurus, come richiesto. Mi sorprende che tu ne abbia avuto il tempo. Mi sembravi impegnato a generare il caos con Weasley. Non so di cosa parla, professore. Bada bene. Non riceverai certo il mio favore se eviterai di prenderti le responsabilità delle tue azioni. Per quanto riguarda l'operato di oggi al calderone, hai ottenuto dei buoni risultati. Ti confesso che ero scettico, vista la natura avanzata di questa materia e il fatto che sei qui da poco. Sono felice di aver soddisfatto le sue aspettative. Un evento raro.
e faresti bene a ricordarti che non sei ancora un esperto di pozioni. Oltre a capire bene come si combinano i vari ingredienti, devi acquisire anche una profonda conoscenza degli ingredienti stessi. Presta attenzione ad erbologia. Le piante che coltiverai in quelle lezioni ti serviranno per le pozioni di queste. Infine, trova un luogo sicuro dove esercitarti con la preparazione delle pozioni. Non puoi lasciare il calderone sul fuoco dove ti pare. È tutto. Allora, diciamo che il prof ha ragione. Abbiamo tutti vissuto sufficienti emozioni per oggi. La lezione è terminata. Ah, proprio così, ragazzi. Du cose. Lezione di pozioni. Qui siamo ancora all'inizio del gioco. Ma vi rendete conto? E non abbiamo missioni. Roba proprio scarsa, eh? Vabbè, non abbiamo preso nulla. Inventario, collezioni, sfide, mappa, chiaramente la mappa, ma non ci sto vedendo nulla. Andiamo a missioni e andiamo... Questo che cos'è? Allora, parla con Luca. Andiamo con... Dai, andiamo con questo. Facciamo un po' e un po', non facciamo tutte le principali. Parliamo con... Lucan. Oh, i miei abiti puzzeranno del fermento di Garrett per il resto del tempo. Bello che me ne vado via mentre parlano. C'era anche qualcos'altro. Vedi? Vedete che deve caricare, ma mezzo millesimo di secondo, raga. Incredibile, incredibile. Cioè, in quel 3-2 secondi ha caricato tutto questo? Incredibile. Questo è ottimizzare bene le cose. Oh, oh, oh. Questo è ottimizzare bene le cose, raga. Allora, gli scenari sono qualcosa di fantastico, ragazzi. Revelio. Lumos! Ecco in arrivo il futuro campione! Ciao Luca, vorrei allenarmi con il manichino. Ottima no, non idea. Voglio allenarmi con il manichino. Questa volta sarà un po' più impegnativo. Cominciamo? Forse più tardi. Forse torno tra un po'. Nessun problema, vieni a cercarmi quando sarai pronto. Beh, però potevo allenarmi. Dai, guardiamoci col manichino, c'ha ragione il ragazzo. Nuova missione. Sì, dai, devo andarmi. Dai, su, amico mio, parliamo. Sì, ci sto. Alleniamoci. Ciao, Lucan. È pronto il round finale di bacchette incrociate? Grande incontro oggi. È il momento della verità. Oggi scopriremo se addestramento e passione ti basteranno per vincere il titolo. No, devo far quell'altra. No, non ancora.
Non sono ancora pronto. D'accordo. Non metterci troppo, però. Allora, leggiamo bene, Marchito. Allenarmi. Ciao, Luca. Dai. Sono pronto ad allenarmi. Fai bene a esercitarti ancora. Vado a prendere il manichino? Sì. Sarebbe fantastico. Fantastico. Preparo tutto. Ricorda di lanciare tutte le combinazioni di incantesimi prima che il manichino ricada a terra. Se devi interrompere l'allenamento prima di averle finite tutte, fammelo sapere. Va bene. Vai tranquillo, Johnny. Allora... Faccio! Ah, proprio... Faccio! Tac! Expelliarmi! Tac! Oh! Ma come espelliani non ce l'hai, manichino? Faccio! Expelliarmi! Ce la farai! Perché me la... Faccio! Expelliarmi! Ma hai sbagliato? Beh, grazie, ho sbagliato! Non è Expelliarmus. Ok. Faccio! Incendio! Leviosa! Continuo a provare! Ok, allora, dai! Dai, entra dentro, manichino! Magari la prossima volta! No, stai calmo! Faccio! Incendio! Leviosa! Ma perché l'incendio... Non me lo da buona, raga. No, mi ha dato fungo. L'incendio era per lì, eh. Colpo. Taccio. Incendio. Mi dà non buono. Incendio! Leviosa! Accio! Accio! Incendio! Allora, l'accio me lo dà buono. Incendio, leviosa, in una combo. Accio, incendio, leviosa sarà. Aspetta, è una combo, devo capire. Accio! Accio! Incendio! Leviosa! E ancora non va bene. Allora. Accio! Incendio! È l'incendio che non me la dà buona. L2. No, L1. Allora. Accio! Incendio! Incendio. Leviosa! Allora, lancia accio, incendio e leviosa. Accio. Accio, incendio, leviosa. Non riesco a capire perché non mi dà buono il fuoco, raga. Accio. Accio, me l'ha dato buono. Incendio. Incendio. Accio. Accio. Incendio. Non deve scendere. L'ho fatto prima. Accio. Incendio. È un incendio che non si fiamma. Incendio. Accio, è incendio. Ma incendio, io sono molto vicino a lui. Accio. Incendio. Oh, bello. Incendio. Leviosa. Dai, perché se l'ha buggato nell'angolino, raga. Levioso.
Allora, Levioso. Ah, e questo che cos'è che è? Oi. Allora. No, ma che sbaglio assoluto. Allora, che cos'è che era? Ma io non ce l'ho quella lì. Io non ce l'ho quello lì. Ah, forse è... Ok, ho capito. No. Allora. Per mezzo. Accio. 1, 2, 3. Taccio. 4 e fuoco. Wow, tanta roba, mo. Allora, quindi accio, spariamo. Incendio. 1, 2, 3. Leviosa. Allora, 2, 3. Accio. Fuoco. 1, 2, 3. 4, grande! Tanta roba! Che lavoro di bacchetta meraviglioso! Non ti affronterai mai in duello. No, ce l'avrei fatta senza. Grazie, di te, dai. Lucan. Pompiamo di tutto. Sei stato di grande aiuto. No, oh, smettila, non farmi arrossire. Sul serio, complimenti. I manichini ci penseranno due volte prima di sfidarti. I manichini. Inoltre farai faville nei duelli di bacchette incrociate. Gli sfidanti dovranno stare in guardia. Oh. Grande allenamento incantesimi. Vediamo se abbiamo. Ciao, Lucan. È pronto il round finale di bacchette incrociate? Lo facciamo? Guarda che si rivede. È il momento della verità. Oggi scopriremo se addestramento e passione ti basteranno per vincere il titolo. Pronto a coprirti di gloria? Certamente. Fantastico. Certamente, dai raga, eccolo. Allora, Sebastian Natsayonai, sì, dai, Natti. Mi piace lei. Allora cominciamo. Natti. Forza. Sarà un vero trionfo. Oh, caspita. Così ti voglio. 4 contro 2? Vabbè, sì, dai. Fuoco incendio. Gli scudi con incantesimi danni come fuoco. Ah, col fuoco. Accio. Levio. Incendio. Confringo. Taccio! Spostati da vincente! Levioso! Incendio! Dai che lo facciamo! Dai che lo freghiamo questo qui! Vai! Taccio! Levioso! Allora, Leviosa! Accio! No, è Leviosa! Leviosa! Taccio! Accio! Leviosa! Accio! Incendio! Non posso! Accio! Non sono pronto a niente! Oh. Tanta roba! Flawless Victory, se eravamo su! Hai vinto Tekken. Il torneo! Su Mortal Kombat. È un onore. Sono felice di aver raggiunto un tale risultato. E noi siamo felici di avere un campione così sportivo. E adesso ecco il premio. Diamo il premio, Carlo. È un onore per me poterti consegnare questo premio semplice ma elegante per i traguardi Noli, da te raggiunti. Noli, è un premio, non devi fare bow wow. Grazie. Grazie mille. L'onore è tutto mio. Te lo meriti. La tua abilità è considerevole. Ora che abbiamo incoronato il vincitore indiscusso del torneo, devo fare ritorno ai miei doveri scolastici. Chissà come stanno le mie piante di erbologia. Non mi prendo cura di loro da secoli. Oh. Vai! Racchette incrociate, round 3. Allora, vediamo un secondo. Ci sta, raga. Come dice Carla, ci sta.
Che cos'è che mi avrebbe dato di roba in più? Boh. Vabbè, fa niente. Allora, abbiamo fatto una secondaria, possiamo andare tranquillamente. Questo qui che cos'è? Trova il luogo, il secondo luogo indicato sulla mappa del tesoro. Se io faccio questa, ma dov'è che non lo vedo? Sarebbe qua. Allora, trovo il secondo luogo indicato. Trovi in un cortile, dietro l'albero. Ah, sì, qua allora. Viaggia. E qui dentro? Vediamo un attimo. Dicono che è qua. Il luogo. Revelio. Revelium. Ecco la fontana. Ecco. Mi sto avvicinando. Allora. Ma qual è il luogo? Sono rimaste le chiavi di Dedalo. Non sono meravigliose. Ah, ciao Nelly. Va tutto bene? Sì, scusa, è che... io sono Nelly, a proposito. Sono euforica perché sono riapparse le chiavi di Dedalo. Le chiavi di chi? Le chiavi di Dedalo. Le avrai di certo viste svolazzare in giro. Si dice che una vecchia preside, la professoressa Moll, le abbia incantate anni fa per proteggere il contenuto di alcuni armadietti. Il professor Black non le ha mai disincantate e ora, ogni pochi anni, le chiavi ricompaiono. Prova a prenderne una. E perché mai dovrei farlo? Ogni chiave ti condurrà a un armadietto chiuso da qualche parte nel castello. Se riesci a inserire la chiave nell'armadietto giusto, impresa non facile, potresti trovare una ricompensa. Potrei fare un tentativo? Sì, dai! A proposito, ho sentito una delle chiavi nella torre di astronomia. Tieni le orecchie aperte. Ecco, questa prova a seguire è almeno qualche chiave. E se riesci ad aprire quegli armadietti, fammi sapere se contengono qualcosa. Va bene, te lo dico. Tranquilla. Allora, ma noi siamo... A che missione? Le chiavi, no? Siamo a questa missione. Revelio! Una risorsa molto utile, la tua guida pratica. Mi fa piacere esservi inclusa. Allora, la missione dice... Un gatto. Cosa dici? Sì, cazzo! Siamo un gatto. Voi non lo sentite, raga, ma c'è il gattino che fa le fusa su... sul pad, eh? Fantastico. Adoro ricevere Goofy da casa. Ricusa sul pad. Non è un gatto, stai tranquillo. Revelio! Ah, qua c'è il riparo, aspetta un secondo. Allora. No, sbagliato. Oh, devo tenere premuto a destra, eh? Cioè, non è che ci vuole una scuola di ingegneria. Dov'è il riparo? Riparo, questo è il riparo. Riparo, facciamo sulla X. Riparo! Revelio! Sì, riparo è bellissimo. Lumos. Leviosa, grande Drams. La pagina.
Ok ragazzi, sulla missione di cercare il terzo luogo indicato del tesoro di Arthur si chiude qui la puntata, ci vediamo al prossimo episodio, vi raccomando di seguire YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok di Marco Drums Games, grazie amici, grazie amiche, un bel mi piace e commento sarebbe una grandissima figata, ciao a tutti, ciao a tutte, al prossimo episodio, ciao!